Partiamo con le camminate non competitive, 2018 questa è la prima, è dedicata ai progetti di solidarietà umanitari che facciamo in Madagascar come associazione La Vita per Te. È una bella giornata, oggi è stata una giornata non molto fredda, fortunatamente non ha piovuto. Sono stati oltre 1600 partecipanti e è stata un'occasione per ritrovarci tutti insieme e trovare tanti amici. Sono Miriam, sono una volontaria dell'associazione Alfeo Corassori La Vita per Te. Oggi siamo qua per raccogliere fondi per sostenere i nostri progetti in Madagascar. Un progetto soprattutto sulla malnutrizione dei bambini malgasci e per le donne malgasce, per fare un fondo per pagare la chemioterapia alle donne che là non si possono permettere. Poi abbiamo il progetto chirurgico pediatrico per aiutare i bambini malgasci con gravi deformazioni a guarire e abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Approfittiamo della corsa della Corassori che fa parte della nostra associazione per vendere le arance a sostegno di tutti i nostri progetti. Venite. È un grande aiuto per i bambini del Madagascar. Più che i bambini l'abbiamo fatto agli adulti, sono gli adulti che hanno bisogno di tante coccole e di essere più buoni. Esatto. E i bambini non nascono cattivi, i bambini sono buoni. E oggi è stata una bella giornata, c'è stata molta partecipazione, siamo molto contente. Vi aspettiamo quest'altro anno sempre al nostro gruppo della Corassori. Grazie a tutti. Sono Raimondi Franco della Polisportiva Monte San Pietro, noi siamo venuti qua da Bologna perché a Bologna oggi non c'era niente, allora siamo qua, non è la nostra prima camminata, tante volte per noi siamo in una posizione che molte volte è più vicino venire a Modena che andare a certe parti di Bologna, allora noi tante volte veniamo qui a Modena. Noi siamo un 140 persone, io sono il capogruppo, gestisco io con qualche aiuto di quegli altri. Giovani giovani no, però andiamo dai 30 anni ai 70. Allora io sono Mauri della Run Fan, sono qua che rappresento questo gruppo stupendo, un gruppo nuovo, da neanche un anno che ci siamo, già circa un centinaio di iscritti, le cose stanno andando molto molto bene grazie alla passione di chi ci segue, di chi ci fa, cioè il Moro, Andrea e Gianluca che sono veramente molto molto bravi. Noi ci troviamo con la passione di fare qualcosa di bello per stare assieme, per divertirci soprattutto. La competitività è una cosa importante ma relativamente importante, la cosa più importante è stare assieme, grazie ai camminatori, a noi che proviamo a correre il più forte possibile per quel poco che riusciamo a fare, grazie di tutto. Lei conosceva Gianni Vaccari? Per fortuna l'ho conosciuto e anche molto molto bene, infatti io ho fatto parte del gruppo della Madonnina per alcuni anni, mi sono staccato semplicemente per il motivo che mi piaceva questo gruppo nuovo e Gianni è stata una persona semplicemente meravigliosa, non riesco neanche a dire è stato perché secondo me lo è ancora. Noi tutti i podisti dovremmo ricordarci di Gianni per tutto quello che ha fatto in tutti questi anni e per la sua presenza che deve in ogni modo rimanere fra di noi.
Siamo la Polisportiva Solarese, abbiamo fatto questa corsa stamattina per come allenamento, una corsa storica di Modena, abbiamo deciso di, grazie alla società, di affrontarla nel miglior modo possibile. Daremo il massimo, faremo sicuramente un bel percorso, ci sono tutti i ragazzi, siamo in 19, quindi tutta la squadra ha aderito a questa iniziativa, quindi sono da allenatore più che contento per questo grande entusiasmo che c'è in questo gran gruppo di ragazzi. Siamo una squadra sì di calcio e questo connubio lo vedo importante perché comunque per me l'importante è il gruppo che si forma e lo sport in generale è fondamentale per questo, per creare gruppo, per creare armonia, per creare entusiasmo e quindi come hanno aderito oggi i nostri ragazzi a questa iniziativa. Lo trovo incredibile, è fantastico. Maurizio della Pico Runners di Mirandola, tutte le settimane, tutte le domeniche ci troviamo a queste splendide manifestazioni, che questa qui soprattutto di Modena per il giorno della Befana è molto sentita, c'è una partecipazione molto intensa di tutti i gruppi della Bassa e qui del Modenese. Siamo particolarmente contenti di essere qua tutti insieme perché sono ritrovi che soprattutto dopo queste feste, dopo tutte queste mangiate, fa bene al fisico e allo spirito. Volevo anche fare un pensiero al nostro grande Gianni Vaccari che ci ha lasciato, questa corsa sarà per lui. Nell'Iene stamattina la prima camminata del 2018, targata Corri Insieme, giorno della Befana, 17 km, un bel percorso ben segnalato in mezzo alla campagna, senza traffico, senza niente, ben custodito tutti gli incroci, quindi il miglior modo per iniziare il nuovo anno podistico all'insegna di Modena e provincia. Bene, sono Hermes Luppi del Lupo Sport qua di Modena, anche oggi siamo qui alla Cora Sori che festeggiamo l'Epifania, è una manifestazione ormai collaudata, tanta gente viene anche da fuori, da Bologna, anche se c'è una maratona e anche dal Reggiano, direi che è un'ottima manifestazione nel centro di Modena, un bel percorso dove quasi tutti i giorni anch'io lo percorro. È stata la prima gara dell'anno, diciamo per quanto riguarda come comitato podistico modenese, e anche oggi si è parlato della cosa abbastanza recente della scomparsa di Gianni Vaccari e anche un po' più passato di Ermete, quindi due persone che per il podismo hanno fatto tanto. Gianni come coordinamento, come podistica madonnina, la classica della Madonnina che ritorna nel suo nome, che è stata una bella iniziativa. Il 21 gennaio a Ponte Alto si corre col suo nome, mi sembra che sia stata una cosa decisa bene da chi l'ha pensata e organizzata. Noi continuiamo con le nostre camminate in attesa della grande corrida che abbiamo fine gennaio. Allora, innanzitutto buon anno dalla prima corsa di quest'anno, l'Epifania, vero Giovanni? Sì, per iniziare l'anno bene, iniziando con gli amici, sì. Allora, ovviamente anche questa corsa è dedicata alla memoria di un grande podista che è Gianni. Cosa dire? La giornata è bella, siamo stati bene, il percorso ci ha assistito. E se l'anno inizia così, che dire Giovanni? Non si può dire altro, hai detto tutto. Buona corsa a tutti, mi raccomando, non fumate, venite a correre che vi fa molto meglio. Alla prossima, ciao! The ceiling falls on you, or maybe you won't even blink an eye. Tell me what you'll say when your future melts away, or maybe you won't even fly. Going up and down, spinning round and round, up, down, like a yo-yo. Life is just a giddy up a go-go. Up, down, like a yo-yo. Life is just a giddy up a go-go. Round and round the drain, slowly up again. Life is just a beauty of a go-go. Up, down, like a yo-yo. Life is just a beauty of a go-go. Round and round the drain, slowly.
to you. Tell me what you'll do when you score the jackpot too. Believe it, and what's it will come through. Going up and down, sailing round and round. Away, or maybe you won't live inside.